Buongiorno a tutti ragazzi, salve, adesso andiamo a provare un altro prodotto di casa High Joy, un bel Tornado Hero. Vediamo cosa ci riserva il Tornado Hero. Io già l'ho provato, ma non voglio togliere a voi la soddisfazione di riprovarlo con me. Ecco qua, andiamo a vedere come si presenta la scatolina Tornado Hero, 25 mm di diametro, capacità da 5,2 ml, Adjustable Juice Flow Control, Adjustable Airflow Control, Kennedy Style Airflow. Abbiamo un deck in stile Kennedy, Velocity Build Deck, Pre-Made Coil, ha una resistenza prefatta, ha un pin da 5,10, scusate il mio pessimo inglese, ne sono consapevole. Stiamo cercando di migliorare, quindi non preoccupatevi di questo. Andiamo a vedere cosa ci riserva adesso questo Tornado. Eccolo qui. Si presenta con, ecco qua, Tornado. Ovviamente c'è un po' di liquido dentro, perché vi ripeto, io già l'ho provato. Questo è il kit Tornado, bellissimo. Presenta l'Atom. Poi presenta un vetrino di ricambio, poi due giraviti, due cacciaviti, uno fisso e l'altro a stella. Eccolo qua, poi abbiamo una bustina dove esce anche cotone, due coil prefatte in clapton, due coil prefatte in clapton. Abbiamo dentro anche le nostre brucole di ricambio. Poi abbiamo anche il pin di ricambio, varial O-ring, l'adattatore per drip tip, ovviamente i classici drip tip 510, vetrino di ricambio, ovviamente anche una coil prefatta di ricambio, una coil già fatta. Eccola qui, una coil standard, una 03 svafabile dai 40 agli 80 watt, perfetta per chi non abbia dimestichezza con il rebuild dell'Atom, quindi con la rigenerazione. Quindi andiamo a vedere adesso come si presenta questo gioiellino, molto 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 a mio avviso bello tosto, abbastanza grande, 5,2 ml. Ecco qui, si svita il cap sopra, molto comodo anche da ricaricare perché il refill è sopra, quindi con top refill. Eccolo qui, qui dentro è possibile mettere il liquido. Riavvitiamo, chiudiamo. Adesso accediamo al deck che io già ho rigenerato, ripeto, con Clapton da 0,15. Quindi svitiamo, ecco qui, vedete? Perfetto, ho usato io il Kendo Cotton, ecco qui, ve lo faccio vedere. Kendo Vape Cotton, ecco qui, bellissimo. Quindi questa ovviamente è la testina con diciamo le varie torrette per rigenerare, abbiamo, ripeto, con deck stile Kennedy, perfetto, diciamo. Eccolo qui. Non vi faccio vedere come ho rigenerato, magari dedicheremo una recensione solo alla rigenerazione dell'atomizzatore per coloro i quali vogliono seguirci. Ecco qui, vediamo, riavvitiamo sotto. Comunque ragazzi, vi dico già, io l'ho provato, non voglio anticipare niente, ma poi vedrete la prova di svapo. Vediamo, qui c'è la regolazione del tiro dell'aria sotto e qui la erogazione del liquido sopra. L'andiamo a provare sulla nostra G-Prive 220 watt della Smoke. Eccola qui, regolazione, abbiamo detto anche la regolazione del liquido, vedete, apro e chiudo l'erogazione del liquido. Adesso andiamo a provare invece qui in questo atomizzatore un bel King Crest e il Blue Queen.
eccolo qua, quindi andiamo a svitare. Vediamo cosa ne viene fuori. Diciamo che questo Tornado Hero ha rimediato le varie picche che aveva il Tornado, il classico Tornado. Ogni tanto noi sapevamo che il vecchio Tornado non era proprio per i neofiti dello svapo, bisognava saperlo rigenerare, altrimenti aveva problemi di perdita di liquido se non andava rigenerato bene, se non fosse stato incanalato bene il cotone, c'era un serio problema di fuoriuscita di liquido, problema che il Tornado Hero non ha. Hanno rimediato a questa cosuccia non da poco, anche se, diciamoci la verità, saper rigenerare un buon atomizzatore è sempre bene per avere un'ottima erogazione di aroma, di vapore. Quindi andiamo a vedere come si presenta questo atomizzatore dal punto di vista della prova di svapo. Avvitiamo. Si rigenera da solo, ragazzi, questo in pratica, una volta messe fatte le resistenze, preparato il cotone, veramente molto semplice da rigenerare, non ha nulla di complicato, le resistenze si infilano facilmente nei buchi presenti sulle torrette, quindi buonissimo, facilissimo. Adesso andiamo a fare la nostra prova di svapo, la facciamo a 90 watt, ma potremmo spingerci anche oltre. Cominciamo a vedere come va questo gioiellino di casa e Joy. Nuova resistenza, ecco qui la nostra batteria ci dice se è una nuova resistenza, sì, yes, è infatti 0,15, vabbè 0,16, c'è la legge, vediamo un po', ragazzi, beh che dire, mamma mia, strepitoso, buonissima erogazione di vapore, splendido aroma. Ma quello dipende anche dalla rigenerazione, ma mamma mia, ragazzi, quanto vapore, un vapore cremosissimo, buonissimo, lo potete tagliare col coltello il vapore che eroga questo atomizzatore. Spingiamoci anche oltre i 90 watt, proviamolo, lo proviamo a 110, da 110, 120, non voglio... Sinceramente non voglio ancora spingermi, anche perché dovrei settarlo un pochino meglio. Ragazzi, favoloso Tornado Hero. Blue Queen, ecco qui, Blue Queen King Crest. Diciamo che questo Blue Queen ha un sapore all'esterno, diciamo, si sente tipo una bella fragola, ma in bocca non direi che sia solo fragola, forse ci sono anche delle bacche, si sente una vaniglia particolare, la classica vaniglia, diciamo quella vaniglia custard usata di base dei liquidi King Crest, che li rendono molto 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 particolari e per palati raffinati, ed vi dico che, ragazzi, Tornado Hero, non c'è paragone. Mamma mia, l'iJoy si è superata con questo atomizzatore, ha rimediato tutte le pecche che aveva il primo Tornado, veramente molto buono, ragazzi, veramente veramente un must vape il liquido, un must vape, veramente un must have questo atomizzatore, che è veramente spettacolare. Io adesso vi saluto, vi lascio alla prossima recensione, buongiorno e arrivederci da Francesco di urbansvapo.it, venite a trovarci sul nostro sito, i prezzi sono competitivissimi, le spedizioni in meno di 24 ore con tutte le garanzie del servizio,
chiamateci, potete fare ordini telefonici, non ci sono problemi. Abbiamo un servizio 24 ore, non dico 24 ore su 24, ma potete trovarci sempre a vostra disposizione per ogni chiarimento. Quindi venite a trovarci da urbansvapo.it. Buongiorno da Francesco.